Tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Samuel Tebaldini. Oggi vi farò vedere la mia villa di cui è disponibile anche il download da Mediafire. Tra poco la caricherò dopo questo video, che sarà anche caricato su YouTube. Ah, noi eravamo già dentro, quindi voi forse partirete da dentro, ci sono anche le istruzioni nel caso non partite da dentro. Quindi aspettate che mi rimetto in stereo perché voi mi sentite in mono, se no. Ok, adesso controlliamo il contenuto della villa. Questa qui è la leva che permette di aprire o chiudere la porta pistoni con la bandiera d'Italia. Guardate. E magistrale, l'avete visto? L'avete visto? Avete visto? Bandiera perfetta dell'Italia simulata! Ma non ci credete? Guardate queste luci che si illuminano di notte! È bellissimo! Ora andiamo a vedere cosa c'è, ma non entriamo nel particolare. Tranne di che di una stanza, perché ci sono anche le rotaie. Guardate, ci sono anche i cartelli che dicono che l'ho creata io. Che infatti è così, l'ho creata io. Cosa credete? Che io mi prendo per il sedere? Che io metto i cartelli created by someone e dopo li prendo da uno qualcun altro? Ma no! Questa qua l'ho creata io col mio sangue. Chiedetelo anche al computer, l'ho creata io. Premiamo il pulsante, guardate un po' dove stiamo per andare. Ok, stiamo facendo un bel giro. Destinazione finale, il cesso. Si è laggato. Ah no, è così, siamo arrivati. Oh, voglio scendere. Oh, io voglio scendere. Scendere. Oh, Madonna signor. Metto in pausa. Allora, vi spiego cosa c'è nel bagno. Questo qui è il nostro water con tanto di foglie reali che arrivano fino in fondo al mondo. Come vedete, ci sono anche i cartelli che vi indicano che cosa attivate. Qui c'è una telecamera che ho messo cioè sotto che guarda la doccia. Perché così se passa qualche malintenzionato noi possiamo inchiappettarlo completamente. Ah, non fidatevi di questo cartello perché è fasullo. È qui. Il cartello avrei dovuto metterlo qua, non lì. Perché? Adesso vi faccio vedere cosa dice il cartello. Dispenser lato destra. Adesso guardate cosa attiva la per supplente centrale. In centro. Cosa ne dite? Non ho mica sbagliato. Capita, quando fai le cose di fretta, succede. Invece questo qui è good. Magistrale, anche la doccia. Ok, no, non voglio niente, voglio solo andare avanti. C'è anche il campanello che non stiamo lì a vedere. Perché noi adesso facciamo dietro front. E vediamo il resto. Ok. Aspettate che mi giro. Ok. Andiamo avanti. Qui che cosa abbiamo? Qui abbiamo dei pulsanti che dicono entrata dei. Qui ve lo svelo io, c'è un dormitorio. E non vi dico che cosa c'è dentro. Perché c'è altra roba di sicuro, ma c'è qualcosa. Allora, qui ci aiuta già l'insegna di che cosa c'è dentro. C'è la mensa. Consiglio a tutti di provare questa mappa perché è molto bella.
E più non vi preoccupate, il pulsante della leva è anche di fuori, eh. Qui abbiamo la cuccia dei cani. Sono tutti cagnolini. Usati per fare la caccia. Per andare a cacciare gli animali di fuori. Questo qui che cosa c'è? Ringrazio intanto Francis Drake per aver fatto il video della sua casa Redstone, di cui sono impegnato un attimo, ho riportato lo stand delle macchinette, degli snack e dolciumi, torta normale, però ci ho aggiunto il biscotto, oltre alla torta di zucca. Perché io e il mio cervello abbiamo fatto un bel frigorifero. Con tanto di scritta delle marche reali, co e con tanto di modello, e con tanto anche di temperatura. Questo qui è il luogo degli ubriachi, dove c'è anche la possibilità di cambiare il nome alle pozioni, per chi non gli piace chiamarla pozione bla bla bla. Qui abbiamo una doppia porta che porta alla griglia, per scaldare il tutto. Qui sono sempre le luci che vanno di sera. Adesso vi faccio vedere com'è la sera. Allora, aspettate che compongo il messaggio al gioco. Time, set, spazio, spazio, 15.000 e 3 zeri. Invio, e dovrebbero accendersi le luci anche lì. Tocche! Le luci angolari. Vediamo dall'alto un po' com'è. Così vi fate anche un'idea. Così tutti quelli che sono curiosi di provarla, ma hanno un'idea di com'è. Ad ogni angolo ricordo che ci sono i fari. Che non vi preoccupate, non sono forse. Se avete dei problemi vuol dire che il vostro computer non riesce a caricar bene la mappa. Non riesce a caricar bene la mappa al vostro computer allora, se avete problemi. Perché io non ne ho di problemi. Adesso vi faccio vedere, andiamo all'angolo. Cercando ovviamente di non beccare le rotaie. Voi non lo vedete dall'interno, lo vedete solo dall'esterno. Ecco perché vi darebbe problemi. Perché io l'ho fatto solo all'esterno, non all'interno. Qui abbiamo il controllo delle porte, della cuccia dei cani, quindi basta che abbiate voglia di leggere i cartelli e tac, avete già imparato come la villa. Bene, saluti! Thank you.